Bentrovati in questo nuovo video dedicato a degli esercizi che possiamo fare in casa, non necessariamente in dojo, per acquisire delle abilità, delle qualità che poi potremo poi applicare nelle nostre tecniche. Come detto altre volte, mi scuso con chi già lo sente più di una volta questo invito. Però vi chiedo di guardare il video linkato in descrizione dove è riportato un po' lo spirito di questi video, che riassumo, non si tratta di video tecnici, non andremo ad analizzare, approfondire o spiegare tecniche in particolare, proporrò degli esercizi di base appunto che si possono fare a casa, in ufficio, all'aperto, dove vogliamo, così allenare alcune particolarità, alcune abilità che a volte magari sul tatami possono passare in secondo piano perché siamo più attenti, più intenti a migliorare la nostra tecnica specifica. Oggi su questo video vorrei parlare dei suriashi. Suriashi è un termine che indica lo spostamento dei piedi, una situazione interessante perché spesso viene trascurata, mentre invece è fondamentale all'interno delle nostre discipline mantenere il baricentro basso. Chi per esempio pratica chi Aikido, la scuola fondata da Toichi Toei Sensei, sa benissimo che uno dei suoi quattro principi è proprio quello di mantenere basso il chi, ma anche in altre scuole dove questo principio non è stato così istituzionalizzato come nella scuola di Toei Sensei, questo è molto presente per quello che riguarda, per esempio, il Takemusa Aikido nella didattica di Saito Sensei. Ricordiamo sempre uno dei suoi Kuden quando si parla di Mordedori Kokkyo, in cui invita a abbassare spalle, gomito anche e feeling il Kimochi Sagemasu, diceva abbassare. Quindi l'idea di mantenerci bassi, di abbassare il baricentro per essere stabili. E questo, se è relativamente facile quando siamo in posizione eretta statica, ovviamente diventa più impegnativo e quindi più interessante nel momento in cui ci spostiamo, perché capita spesso magari di mantenere una posizione corretta, stabile, poi camminiamo e alziamo il nostro baricentro per poi riabbassarlo. Quindi è chiaro, adesso esaspero chiaramente il movimento, quindi è chiaro che questo ci porta in questo momento di instabilità che poi può essere sfruttato dal nostro avversario. Quindi abbiamo diversi tipi di suriashi, ne vediamo qualcuno. Anche qui, ripeto, mi muoverò in maniera abbastanza lenta, in maniera, come si suol dire, stop and go, per permettere a tutti, o quasi, di seguirmi. Chi abbia dubbi o voglia avere maggiori approfondimenti, può, come opzione consigliata, chiedere al proprio insegnante, perché ogni scuola magari ha qualche particolarità leggermente diversa dalle altre. Se vuole, può chiedere al sottoscritto, lasciando una domanda, un commento nello spazio apposito, oppure con tutti i rischi che comporta, però chiedere a YouTube Sensei, che può proporre diverse opzioni. Tutto ciò premesso, ripeterò ogni esercizio 10 volte. Chi ha più tempo può aumentare il numero di ripetizioni, può farle più veloci, può adattarle alla propria possibilità. Quindi, partiamo da guardia sinistra. Primo spostamento, il primo suriashi che vediamo è okuriashi, che è quello per certi aspetti un po' più comune. Okuri significa spedire, inviare, come se dovessimo spedire una lettera. Di fatto, nell'okuriashi si muove sempre prima il piede che è nella direzione su cui ci vogliamo spostare. Quindi, se io voglio andare in avanti e ho avanti il piede sinistro, il primo piede che si sposterà è il piede sinistro. E poi segue il destro per mantenere sempre il mio ami. Quindi, questo lavoro. Ok? Quindi, iniziamo. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi. Cambio, giusto per rimanere all'interno dell'inquadratura. Adesso sono in guardia destra, quindi ich, ni, san, shi, go, roku,
Cic, Hutch, Q, Giù. Ancora, faccio giusto per rimanere in quadratura, quindi se abbiamo una linea da seguire tanto meglio, rimaniamo sempre in anni, questo diventa importante. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ruk, Shich, Hach, Q, Ju, Kaiten, Ich, Ni, San, Shi, Go, Ruk, Shich, Hach, Q, Ju. Ovviamente, in base allo spazio che abbiamo a disposizione, potremo poi sperimentare qual è la lunghezza massima che posso compiere rimanendo in equilibrio. È ovvio che se mi allungo molto diventerà poi difficile il recupero, quindi sperimentare quelle che sono le possibilità che vado ad esperire. Importante rimanere sempre in anni. Secondo movimento, simile a quello che abbiamo visto, ma diverso concettualmente, è Tsujiyashi, quello che qui da noi spesso viene chiamato piede scacciapiede. Di fatto, se mi sposto in avanti, il primo piede a muoversi è quello arretrato, che si avvicina al piede dietro e poi è come se questo piede scacciasse questo avanti e lo facesse avanzare. Quindi 1, 2, 1, 2. Noterete che ovviamente nel momento in cui sono in movimento, di fatto è relativamente poco influente apparentemente quale dei due piedi si muova prima, in realtà è molto interessante e fondamentale, perché immaginiamo che se io devo avvicinarmi verso un avversario che sta attaccando, diverso è se io avanzo col piede avanti e quindi chiudo lo spazio e mi espongo magari al suo attacco, o viceversa, entro nella sua guardia e quindi neutralizzo il suo attacco, e diverso è appunto che io possa fare invece il contrario, di fatto avanzando ma rimanendo nello stesso posto. Questa è per esempio un'azione che abbiamo quando si lavora, per fare un esempio, sui Jobarai, sui primi movimenti del Kata da 31, quando si lavora in coppia, in cui c'è un tentativo di attacco, poi una recupero e poi un successivo attacco. Tutto ciò premesso, iniziamo quindi. Se sono in guardia sinistra, avanza prima il piede destro. Ich, Ni, San, Shi, Gu, Ruk, Shich, Hach, Q, Ju. Sono in guardia destra, avanzerà prima il piede sinistro. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ruk, Shich, Hach, Q, Ju. Ancora una volta. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ruk, Shich, Hach, Q, Ju. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ruk, Shich, Hach, Q, Ju. Questi movimenti, questo tipo di passeggio, lo troviamo anche arretrando. Quindi, se siamo in guardia destra, in questo caso, e vogliamo fare Okuriashi, si muoverà prima la gamba sinistra che è dietro, perché, come dicevo, nell'Okuriashi si muove prima la gamba che è nella direzione in cui io mi voglio spostare. Quindi, volendomi spostare indietro, la prima gamba che si muove è quella dietro. Quindi, Ich, Ni, San, Shi, Go, Ruk, Shich, Hach, Q, Ju. Ancora, adesso sono in guardia sinistra, volendo andare indietro, la prima gamba che si muove è quella a destra. Ich, Ni, San, Shi, Go,
Rook, Shich, Hutch, Q, Ju. E lo stesso esercizio vale ovviamente quando lavoriamo Tsuji-Ashi. Quindi in questo caso sono in guardia destra, voglio fare Tsuji-Ashi, muoverò prima la gamba sinistra avanti. Quindi Ich, Ni, San, Shi, Gu, Ruku, Shich, Hach, Ku, Ju. Antai. Ich, Ni, San, Shi, Gu, Ruku, Shich, Hach, Ku, Ju. Bene, terzo passeggio è Ayumi-Ashi, è in qualche modo la camminata che faremmo normalmente, in cui il piede dietro passa avanti ogni volta e quindi cambiamo ogni volta guardia. Possiamo avere anche qui due possibilità. La prima è quella normale, in cui assumo la guardia corrispondente al piede avanzato, quindi sono col piede sinistro avanti, avrò una guardia Hidari. Passo con la piede destro avanti e avrò una guardia Migi. Quindi vista di fronte sarà questo lavoro qui. Ich, Ni, San, Shi. Quindi ogni volta cambio posizione. Ok? Molto semplice, apparentemente come sempre, però ci fa lavorare bene le anche. Quindi Ich, ogni volta recupero An, Ni, San, Shi, Gu, Ruk, Shich, Hach, Ku, Ju, Kaiten, Ich, Ni, San, Shi, Gu, Ruk, Shich, Hach, Ku, Ju. Un esercizio interessante può essere invece quello di eseguire Ayumi-Ashi mantenendo però la stessa guardia, quindi lo stesso anno. Per cui se sono in Hidari Amni, col piede sinistro avanti, l'idea è quella di avanzare col piede destro, ma mantenere sempre l'Amni a sinistra. Quindi il mio ombelico, diciamo così, è sempre in questa direzione. Okay? Quindi avrò un passo incrociato. Ich, Ni, San, Shi, Gu, Ruk, Shich, Hach, Ku, Giù. Antai, in questo caso sono in guardia destra, quindi il mio ombelico è in quella direzione, in tale direzione rimane. Quindi Ich, Ni, San, Shi, Gu, Ruk, Shich, Hach, Ku, Giù. Questo modo di muoversi è interessante perché appunto ci fa lavorare bene sulle torsioni, soprattutto la zona lombare e addominale, va a stimolare, e lo ritroviamo spesso, per esempio, quando Uke si avvicina su determinati attacchi, soprattutto in presa, nelle tecniche in Hanza Andashi, in cui un Uke in piedi attacca un Tori in Seiza. Okay? Questo perché? Perché quando si indossa l'Akama si cerca di dare, come dire, meno visibilità possibile ai nostri movimenti, quindi se io mi muovessi così, ovviamente il movimento delle spalle, delle braccia renderebbe visibile il mio spostamento, viceversa, facendo questo spostamento così, indossando l'Akama, probabilmente si vedrebbe ovviamente molto meno lo spostamento perché riguarda solo le gambe, mentre la parte superiore del corpo rimane relativamente fissa. Bene, questo è quanto, vi auguro buona pratica, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, vi invito, se vi va,
e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video che verranno via via pubblicati. Vi invito anche a lasciare un commento, un suggerimento, una critica, una correzione, saranno assolutamente tutti ben graditi. Grazie ancora e ancora buona pratica.